Allora, il ritiro che inizieremo questa sera è un ritiro che fa riferimento alla tradizione di Mahasi Sayadaw, il centro Pian dei Ciliegi, diciamo, gli insegnanti che passano di qui e che insegnano fanno riferimento a questo metodo, a questo tipo di pratica. Per chi non conoscesse Mahasi, dico solo due parole. Era un monaco birmano ed è vissuto nel secolo scorso e ha dedicato tutta la sua vita al Dhamma. Ha praticato per tantissimi anni e ha realizzato ovviamente il Dhamma. E a quel punto decise di trasmettere questo metodo. Che aveva funzionato benissimo con lui e quindi ha deciso di passarlo poi ad altre persone. Allora, ha fondato diversi centri di meditazione, prima in Myanmar e poi in altre parti del mondo. In Myanmar, la Birmania, questa tradizione di Mahasi è molto diffusa. Qui in Occidente, qui da in Occidente, i ritiri che vengono condotti seguendo questa tradizione vengono considerati un po' troppo severi, un po' troppo rigidi. E non so se avete visto l'orario appeso fuori, soprattutto per chi è nuovo, potrebbe essere, come dire, ha un impatto un po' deciso. Quindi sveglia alle 6 e meditare tutto il giorno, seduta. Scusa, sveglia alle 5, prima seduta alle 6. Beh, in Malesia se la sveglia anche alle 3 e mezza, 4, se per quello, nei ritiri che si fanno in Asia. Quindi se guardate appunto l'orario, insomma, vi sembrerà un po' impegnativo. Però è anche l'idea, no? Oltre all'orario, l'idea anche di rispettare gli 8 precetti sembrano impegnativi, soprattutto quello di non cenare alla sera, è un precetto molto impegnativo. Però nella meditazione funziona così, cioè più si dà nella pratica e più si riceve, ok? Quindi è importante questa struttura che viene data al ritiro. Il fatto di dedicare così tanto tempo, cioè quello di mettere molto impegno nella pratica e cercare di mantenere una consapevolezza continua, senza distrazioni, durante tutta la giornata, in realtà facilita la pratica. Non la rende così difficile come si potrebbe supporre. Ecco, questo è un punto importante perché uno pensa, ah vabbè, medito un'ora, poi mi alzo, vado, faccio un giro, faccio una passeggiata. Invece no, lì la consapevolezza viene interrotta, no? Bisogna invece mantenere un filo continuo, perché nel momento in cui interrompiamo quel filo, si interrompe appunto si interrompe la consapevolezza e quindi si fa più fatica. Per quello che ci sono, diciamo, dei ritmi serrati, no? Quindi meditazione seduta, meditazione camminata, sveglia presto, si dorme non tantissimo, eccetera. Proprio perché si dà questo ritmo al tempo e anche alla consapevolezza, far sì che si sviluppi la consapevolezza. Se ci sono delle interruzioni, tutto il lavoro fa fatto precedentemente viene un po' vanificato. La pratica meditativa è in contrasto con il nostro solito stato mentale. La nostra mente piace di più rimanere nei pensieri e nel fantasticare, nel divagare, no? Pensiamo alle nostre vacanze, pensiamo a qualsiasi cosa, piuttosto che rimanere nel presente, nella realtà. Avrete certamente fatto tutti l'esperienza di
partire per un viaggio, per dire oggi siete partiti da casa vostra, no? Con la macchina, ma quando siete arrivati qui, vi siete ricordati quali pensieri vi sono passati nella mente? Che cosa avete visto guidando? Sicuramente non ve lo ricordate, proprio perché la mente è distratta, pensa tutt'altro, no? Non rimane nel momento presente. Insomma, è come un po' inserire il pilota automatico, ok? Inserisci il pilota automatico, questo va, ma noi pensiamo ad altro. E questa è abitudine della mente di andare dove vuole, che rende la pratica della consapevolezza un po' difficile. Ed è per questo che è richiesto un certo sforzo. Perché la mente, che è così selvaggia e irrequieta, ha bisogno di essere addestrata. Rimanere in una struttura e in alcune regole perché possa stabilizzarsi e stare nel momento presente. Le istruzioni che vengono date sui precetti, sul metodo, sulla pratica, hanno proprio questa funzione di dare una struttura. Una base e anche una protezione, come vi dicevo prima sulla retta parola. E queste, diciamo, regole, questa struttura sembra che sia proprio provenga da una tradizione molto antica, addirittura dal tempo del Buddha. Se si comprendono e si accettano pienamente queste istruzioni, allora ci si renderà conto che possono portare a un approfondimento della propria pratica. Domani mattina ci saranno le istruzioni dettagliate sia sulla meditazione seduta che sulla meditazione camminata. Questa sera invece daremo un'occhiata, parlerò degli aspetti un po' più generali della meditazione Vipassana, che se fatta nell'ambito di un ritiro è molto efficace. Ma come sapete, non è, o qualcuno che ha le prime armi, che lo diciamo adesso, non è sempre facile da perseguire. All'inizio di un ritiro, quindi, è bene preparare la mente e renderla pronta per questa sfida particolare, una sfida speciale. Possiamo paragonare questa preparazione a quella che deve fare un giardiniere. Ma anche noi stessi, no? Quando decidiamo di piantare delle piantine, che cosa facciamo? Ci procuriamo il materiale, no? Prendiamo il nostro vaso, prendiamo la nostra, oppure nel vaso ci mettiamo, come si chiamano, le palle, la torba, poi ci si mette la terra, la si rivolta bene e poi ci si mette i semi dentro. Dopodiché si copre e si bagna e si mette al sole. Ok, quindi c'è tutta una preparazione. La stessa cosa la dobbiamo fare con la nostra mente. E Buddha, quando parla di meditazione, usa la parola bhavana. Bhavana significa coltivare qualcosa. Quindi rientra proprio nel discorso come coltivare una pianta. Coltivare qualcosa, di permettere a qualcosa di crescere e allo stesso modo quando meditiamo coltiviamo gli stati mentali salutari, per esempio l'energia, per esempio la concentrazione, la consapevolezza e la saggezza. La mente degli esseri umani è sempre un insieme di stati mentali salutari e non salutari. A volte abbiamo le belle qualità nella mente, come per esempio l'amorevole gentilezza, la compassione, la generosità o la consapevolezza. Altre volte invece siamo spinti da altri stati, come per esempio il desiderio sensoriale, l'avversione, l'ansia, l'invidia, la rabbia. A volte
Siamo attratti da queste qualità mentali positive e salutari e quindi abbiamo un desiderio naturale per questi stati pacificanti, perché ci fanno stare bene, perché ci portano tranquillità. Ma a volte ci dimentichiamo di questo e arrivano i nostri impulsi più negativi che hanno poi il sopravvento. Spesso le persone che frequentano un ritiro per trovare qualcosa di più significativo, di più prezioso che non i piaceri sensoriali o ambizioni mondane. Il primo passo per preparare la nostra mente è quello di riflettere sullo scopo. Scusate un attimo che non vorrei. Riflettere sullo scopo della nostra meditazione. Quindi andiamo a vedere qual è la motivazione per cui noi siamo venuti a questo ritiro. Se pensiamo di venire a un ritiro di meditazione vipassana per trovare rilassamento, ho qualche dubbio. Nel senso che durante la pratica potreste incontrare dei momenti, diciamo, non molto piacevoli, un pochino difficili. Quindi potrebbe essere, come dire, potrebbe risultare deludente, no? Arrivare a un ritiro come questo. E quindi uno dovrebbe chiedersi perché medito? Cosa mi aspetto che possa succedere in questo periodo del ritiro? Affinché io, quando vado via dal ritiro, vada via con un senso di soddisfazione e a questo punto uno deve anche chiedersi quanto è forte la propria motivazione per venire al ritiro. È abbastanza forte da permettermi di affrontare le difficoltà che inevitabilmente sorgeranno durante la pratica. Quindi è già molto importante, siamo già a metà strada se abbiamo questa determinazione ad affrontare qualunque cosa sorga nella nostra pratica. È anche molto importante prendersi questo impegno, cioè quello di mettere da parte i propri problemi ordinari del mondo. Quindi si dovrebbe pensare che durante il ritiro si farà del proprio meglio per non dargli attenzione. Sicuramente questo sarà difficile, però il riuscire a farlo darà sicuramente una certa direzione alla nostra mente e anche l'impegno ad accettare qualsiasi cosa sorga nel corpo e nella mente. Quindi il giusto atteggiamento è quello di essere delicati con se stessi, ma nello stesso tempo essere persistenti e costanti, senza esitazioni. Quindi dobbiamo cambiare un po' anche la nostra focalizzazione, nel senso che nella vita quotidiana siamo focalizzati verso gli oggetti esterni e il contenuto dei nostri pensieri. Invece, nella pratica, dobbiamo prestare attenzione ai nostri processi interni, cioè quello che succede nel corpo e nella nostra mente. Quindi osservare questo processo che avviene senza sosta, con un atteggiamento investigativo, di curiosità, con uno sforzo continuo e persistente, cercare di mantenere la mente sempre nel momento presente. Allora, adesso vi leggo alcuni versi sempre del Dhammapada. Questi versi vengono dal primo capitolo del Dhammapada, che è la coppia degli opposti. Viene chiamato così questo capitolo perché in questo capitolo vengono presentate dei versi che si pongono in opposizione.
Cioè, se in un verso si parla del bene o del male, nel verso successivo si parla del contrario. Ok? Quindi questa sezione del Dhammapada, il primo capitolo, viene appunto chiamato la coppia degli opposti. Allora, in questi versi si riferiscono ai due sentieri. Da una parte quello di una persona saggia e dall'altro il sentiero della persona non saggia. Questi hanno dei modi di vedere completamente diversi, opposti appunto, riguardo a come vivere la propria vita e per cosa valga la pena impegnarsi. La persona non saggia è interessata soprattutto a raggiungere la felicità attraverso il godimento dei piaceri sensoriali, l'ottenimento di possessi materiali e spesso non si occupa del benessere delle altre persone. Invece la persona saggia conosce la legge di causa ed effetto e si impegna per la purificazione e lo sviluppo della mente. Adesso vi leggo i versi. Qualunque esperienza che noi abbiamo è preceduta dalla mente, è governata dalla mente, è costituita dalla mente. Se agite o parlate con una mente corrotta, impura, allora la sofferenza vi seguirà come la ruota del carro segue il bue che la trascina. E poi c'è il verso opposto. Se la calma, qui, lì invece parlava di una mente governata da una mente corrotta, una mente impura, la sofferenza la seguirà come la ruota del carro segue il bue che la trascina. Qui invece dice, se la mente è calma e luminosa, la felicità vi seguirà come un'ombra. Il nostro stato mentale ha sempre delle conseguenze, non sono le condizioni esterne, né la fede, né il caso, né un'entità superiore, ma è come la nostra mente si relaziona all'esistenza momento per momento. Quindi una mente impura e incondizionata è influenzata dai difetti mentali, cioè da avidità, dall'odio, dall'illusione, in tutte le sue loro manifestazioni. Una mente di questo tipo è immediatamente seguita dalla sofferenza. E quindi il Dhammapada parla di questo bue che trascina un carro pesante. E questo bue è soggiogato e legato al carro. E non c'è altro modo perché possa liberarsene. Invece l'opposto. Si parla di questo stato mentale caratterizzato dalla calma, dalla luminosità, ha come una sorta di leggerezza, proprio come un'ombra che segue una persona. E questo benessere si riferisce sia al momento presente che al futuro. E i versi seguenti continuano così, e il verso 3 e 4. Lui mi ha insultato. Mi ha colpito, mi ha derubato. Questo verso è dedicato è proprio per quelli che continuano a rimuginare sul torto subito. È come se si instillasse l'inimicizia. Questa ostilità viene eliminata solo attraverso la non ostilità. E questa è una verità universale. Noi non possiamo evitare che le persone si comportino nei nostri confronti in modo dannoso o che ci facciano del male. Questo è inevitabile che accada. Non possiamo evitarlo. Troveremo sempre qualcuno sulla nostra strada che magari ci manda a quel paese, no? Perché la mente media degli esseri umani è fatta così. Ma finché continuiamo a rispondere all'odio con l'odio, questo ciclo della negatività continuerà ad andare avanti e non finirà mai. Lo stiamo verificando noi in questo momento storico, no?
Quante guerre ci sono nel mondo? Sì, c'è quella in Ucraina, c'è quella adesso tra Israele. Ma quante altre guerre ci sono che noi, sì, lo sappiamo vagamente, lontanamente, ma non abbiamo notizie precise. E quanto odio c'è? Tantissimo. Noi non possiamo controllare la mente degli altri. Però possiamo assumerci la responsabilità e impegnarci ad avere un atteggiamento di compassione e saggezza. Le scritture parlano di alcuni modi per rinforzare questo giusto atteggiamento. Uno è quello sulla riflessione sulla morte. Questa riflessione sulla inevitabilità della morte, o la certezza della morte, l'incertezza della vita, ci aiuta a discriminare tra gli obiettivi importanti e significativi della nostra vita e quelli che invece non lo sono. Ci sono dei racconti di persone che sono state ammalate e quindi sanno che la vita che gli rimane, è molto breve. Molte di queste persone, quando gli è stato comunicato di avere una malattia che avrebbe portato alla morte, hanno descritto un processo molto simile. Cioè, inizialmente hanno reagito con disperazione, poi è subentrata l'accettazione, dopodiché addirittura un senso di apprezzamento per il periodo di vita che gli rimaneva da vivere. E sono diventati molto sensibili. E in un certo senso è come se si fossero risvegliati. La maggior parte delle persone vogliono vivere la vita il più a lungo possibile, ma raramente riflettono su come viverla in modo soddisfacente. Quindi, se noi guardiamo indietro nella nostra vita, dovremmo chiederci che cosa abbiamo fatto che possiamo considerare veramente soddisfacente. E per quanto riguarda il presente e il futuro, dovremmo chiederci come usare al meglio il tempo che rimane per rendere l'esistenza più significativa. Se ascoltiamo le nostre radici salutari, possiamo dirci che non è così difficile. Cioè, vogliamo vivere con consapevolezza, sviluppare la saggezza ed essere liberi dai nostri impulsi non salutari. La vera felicità nasce dalla purezza mentale e da stati mentali belli. Se la mente contiene degli stati mentali positivi, come la consapevolezza, la generosità, la gentilezza amorevole, si sente uno stato aperto, equilibrato e in pace, mentre invece se contiene degli stati mentali negativi, questo porterà sempre a uno stato di dolore. La cosa importante quindi è sviluppare questi stati mentali salutari, perché l'esistenza è sempre incerta e la morte può venire in qualsiasi momento. Quindi conoscere questa limitatezza della nostra esistenza può darci una certa urgenza nel praticare, perché non sappiamo quanto tempo ci rimane da vivere. Infatti Buddha dice, la morte è certa, incerto è il momento, non lo sappiamo. Quindi un altro aiuto per preparare la mente è riflettere sul Buddha, sul Dhamma e sul Sangha. Di solito i pensieri hanno un'enorme influenza sullo stato della nostra mente. Se pensiamo a qualcosa di triste, questo influenza la mente, che diventerà triste. Se invece riflettiamo sulle qualità del Buddha Dhamma Sangha, automaticamente questo svilupperà una certa contentezza, una certa felicità nella mente. Quindi possono sorgere dei pensieri come per esempio voglio essere come il Buddha, voglio liberarmi, voglio
essere libero dalla rabbia, dall'avidità, dal desiderio, eccetera. Voglio essere libero in buona sostanza dalla sofferenza. Perché se fosse solo un Buddha che raggiunge la liberazione, questo non avrebbe molto significato per noi. Ma il messaggio è che anche noi abbiamo questo potenziale, se ci impegniamo con tutto il cuore in questa direzione. E questo dà una nuova direzione alla nostra vita. Quando ci inchiniamo, come ho fatto io all'inizio, di fronte alla statua del Buddha, prima della seduta, e prendiamo rifugio nel Buddha Dhamma Sangha, questo lo possiamo fare molto consapevolmente, portare la mente su queste preziose qualità. Quando prendiamo rifugio nel Dhamma, ci ricordiamo degli insegnamenti e la preziosità di questi. E che ci sono stati tramandati dal Buddha. Il Dhamma non deve essere semplicemente compreso o studiato, ma piuttosto deve essere sperimentato e realizzato. In un sutta il Buddha descrive le speciali qualità. Il Dhamma è visibile qui e ora, è immediatamente efficace e vi invita a e ci invita a ricercare, invita all'esplorazione affinché sia il saggio stesso ad esplorarlo. In buona sostanza il Buddha dice: io ti do gli strumenti, poi sei tu che devi seguire il sentiero, la strada. Io non posso farci niente, ma sei tu in prima persona che ti devi rimboccare le maniche e percorrere questa strada. Non possiamo aspettarci che il Dhamma ci arrivi attraverso la grazia o a qualche potere misterioso. Nessuno è in grado di fare il lavoro al posto nostro, né un guru, ma neanche il Buddha stesso, un insegnante, un maestro o una qualsiasi divinità. Dobbiamo impegnarci in prima persona. Sono importanti gli insegnanti, i maestri, perché sono quelli che ci indicano, ci aiutano nel percorso, ma il percorso lo dobbiamo fare noi, siamo noi che dobbiamo sederci, siamo noi che dobbiamo praticare. Il Buddha ci invita a non affidarci a ciò che dicono gli altri o ad una esperienza di seconda mano, ma affidarci solo all'esperienza diretta che noi facciamo. È un po' come mangiare una mela. Finché non la mangiamo, qualsiasi tipo di descrizione ci venga fatta, non avremo mai la conoscenza del sapore della mela. Il fatto che ci guida verso l'interno significa che solo esplorando la nostra mente, il corpo, che questo porterà a una vera comprensione. Dobbiamo semplicemente cominciare con ciò che c'è nel qui e ora e occorre osservare ciò che sta avvenendo senza giudicare. Questo è un atteggiamento completamente diverso a quello che ci porterebbe a cercare nella meditazione delle esperienze spettacolari, emozionanti, con gli effetti speciali. Il Dhamma non è una cosa che noi creiamo, ma è sempre già lì presente. Ajahn Chah, un famoso maestro di meditazione, paragona il Dhamma ad un'acqua sotterranea, c'è, che noi ce ne accorgiamo oppure no. Abbiamo solo bisogno di scavare abbastanza fondo e poi ci renderemo conto della sua esistenza. Il fatto che deve essere realizzato dal saggio significa che non è sufficiente avere una buona moralità o neanche delle buone qualità, abilità, scusate, o una grande concentrazione. Queste non sono condizioni sufficienti. Il Dhamma può essere ottenuto solo da una persona che ha
sviluppato grande saggezza attraverso la pratica, la coltivazione dei quattro fondamenti della consapevolezza, che vedremo nei prossimi giorni. Comunque, per chi non li conoscesse, i quattro fondamenti della consapevolezza sono consapevolezza del corpo, la consapevolezza delle sensazioni non fisiche, sensazioni fisiche, ma sensazioni come qualità della sensazione piacevole, spiacevole o neutra, la mente, il terzo fondamento, e i fenomeni mentali. Il fatto che si indica che il Dhamma è impersonale significa che non è collegato ad un essere divino, non è una cosa alla quale noi preghiamo e quindi in questo modo si differenzia dalle altre religioni. Invece il rifugio nel Sangha significa affidarci ad altri praticanti, esseri che seguono il sentiero, e prendere ispirazione da queste persone per proseguire il nostro percorso. E qui noi siamo una piccola comunità, un piccolo sangha, anche se non ci parliamo, il modo in cui ci comportiamo, questo ha un'enorme influenza. Tutti sappiamo come ci si senta bene ad essere in un'atmosfera, in un ambiente in cui ci si ha cura. E il rispetto reciproco. In questo ambiente ci sentiamo al sicuro e ben supportati. E questo ci rende più forti e ci permette di affrontare le situazioni difficili che inevitabilmente sorgeranno nella nostra pratica. Come sappiamo, l'obiettivo della meditazione Vipassana è quello di ottenere o raggiungere quelle che vengono chiamate le intuizioni profonde e semplicemente osserviamo quello che abbiamo di fronte senza giudicarlo. E soprattutto all'inizio della pratica è necessario una grande pazienza, canti. Molti meditanti si confrontano con grandi difficoltà che a volte diventano quasi insopportabili. L'alzarsi e l'abbassarsi dell'addome spesso è accompagnato da tensione, da pressione, da calore, da sensazioni spiacevoli e in tutto il corpo possono sorgere sensazioni spiacevoli come delle fitte, dei bruciori o dei formicolii. Poi qui entreremo più in dettaglio domani mattina quando ci sarà la spiegazione della meditazione seduta in modo dettagliato, parleremo proprio in particolare di questi aspetti. Nella vita quotidiana la mente è abituata a muoversi liberamente da un oggetto all'altro e spesso alla mente piace perdersi in fantasie o divagazioni e questo soprattutto quando le sensazioni spiacevoli sono presenti. Avete mai fatto caso nella vita di tutti i giorni che quando non state bene, vi sentite un po' giù, siete un po' annoiati, che cosa fate? Cosa fate? Usi il cellulare? Mangi? No? Proprio perché non vogliamo stare sul nostro stato mentale difficile, sul nostro stato mentale sofferente, no? Quindi troviamo sempre dei sotterfugi, degli escamotage per entrare in contatto con questa nostra parte difficile. Però nella meditazione la mente è costretta ad affrontare, ad essere presente a queste sensazioni spiacevoli e quindi reagisce con resistenza, con tensione, tristezza, irrequietezza e a volte con disperazione. Questo peggiora la situazione, alla sensazione spiacevole fisica si aggiunge anche questo disagio mentale.
In questa situazione, allora, si dovrebbe cercare di cambiare l'atteggiamento. Anziché reagire con una certa resistenza a ciò che accade, bisognerebbe aprirsi a qualsiasi cosa sorga, che sia un dolore fisico o un dolore mentale, sviluppando la pazienza e aprirsi. La pazienza ci aiuta sia ad accettare una sensazione fisica sgradevole, e sia il fatto che la nostra mente è debole rispetto allo sviluppo della concentrazione, della consapevolezza. Non possiamo controllare la mente irrequieta, ma possiamo fare del nostro meglio, e questo è proprio il lavoro della pazienza. Quindi la nostra pratica meditativa spesso ha molti alti e bassi, segue un andamento su e giù. Ci sono momenti in cui la meditazione va via liscia, tranquilla, e dà ispirazione. In questi casi si può avere appunto queste intuizioni profonde. Altre volte invece può essere noiosa, può essere dolorosa, barbosa, eh? E sembra che non succeda niente. Allora, in questi casi si dovrebbe evitare di essere o troppo entusiasti quando la pratica va bene, o troppo scoraggiati quando non va così bene. E quindi essere pazienti significa essere aperti al momento presente e accettare sia le cose piacevoli sia quelle non piacevoli. Ci sono due situazioni in cui abbiamo la tendenza a voler manipolare questo processo. Il primo è quando dobbiamo confrontarci con delle sensazioni spiacevoli, fisiche e mentali. La seconda è quando incontriamo stati mentali non salutari, che in qualche modo non combaciano con l'immagine che abbiamo di noi stessi. Un altro caso è quando ci aspettiamo il sorgere, siamo lì che aspettiamo il sorgere di sensazioni di calma, di pace nella meditazione, invece arrivano stati mentali come la paura o la rabbia e in certi casi arrivano con una certa forza. Se in questi casi rifiutiamo la situazione e cerchiamo di manipolare, allora peggioriamo le cose. La mente entra in uno stato di agitazione e in questo modo ci impediamo di osservare l'intero processo. In questo modo non riusciamo ad osservare la realtà così com'è. In questo caso perdiamo la consapevolezza, la concentrazione e la saggezza. Quindi la pazienza è il miglior antidoto. Quindi alla base di tutti i risultati salutari abbiamo la pazienza. Ok, mi fermo qui.